Benvenuti al rinnovato rifugio dei grigliisti. Grazie alle offerte di tutti i partecipanti, il rifugio ha potuto completare diverse opere, arredamenti, migliorie, in modo da poter ospitare i partecipanti alle gite sempre più numerosi. Con le riunioni tenute nei mesi precedenti, sono state scelte le tappe delle prossime gite estive. Questa sera, la Delorco vuole presentarvi un nuovo programma gite senza precedenti. San Leo. La cittadina di San Leo nasce sulla punta di Montefeltro. Situata a 583 metri sul livello del mare e a 32 km da Rimini, vi si accede per un'antica strada tagliata nella roccia. La particolare conformazione dell'enorme masso roccioso di formazione calcareo-arenacea di Montefeltro ha reso possibile la costruzione di un forte inespugnabile. Il panorama che si gode da San Leo è uno dei più belli e caratteristici della regione. La vista spazia sui monti circostanti e lungo la vallata del Marecchia fino al mare. Dalle rocce del monte San Severino è possibile decollare con il parapendio. L'edificio più antico del borgo è la Pieve, la piccola chiesa con battistero, che raccoglie attorno a sé il nucleo della città medievale. È stata costruita con conci di pietra a partire dal Settecento, attorno all'originaria celletta in cui San Leone si ritirava in preghiera. All'interno è possibile ammirare un ciborio del IX secolo. A partire dall'Ottocento, accanto alla Pieve viene eretta la cattedrale, consacrata al culto del Santo Leone. Successivamente rinnovata nelle forme romanico-lombarde, la cattedrale ricicla elementi originali, come la pietra arenaria, e elementi di epoca romana, come le colonne e i capitelli. Nel catino dell'abside centrale del presbiterio è conservato un crocifisso del 1200. Venezia. Il Museo Guggenheim di arte moderna nasce a New York nel 1937. Universalmente riconosciuto come capolavoro dell'architettura contemporanea, l'edificio ricorda un nastro bianco che si avvolge attorno a un cono gelato. Il dolce percorso all'interno del museo prende luce dalla grande vetrata centrale posta sul tetto, che osserva le opere appese alle pareti né piatte né verticali. La forma capovolta vuole ricordare una torre di Babele rovesciata in grado di riunire i popoli con l'arte. Il museo venne inaugurato nel 1942 da Peggy Guggenheim, che, come sottolineava più volte, indossava un orecchino di Tanguy e uno di Calder per dimostrare la sua imparzialità tra l'arte surrealista e quella astratta. Per riempire il museo, Peggy era determinata a comprare un quadro al giorno, nonostante la Seconda Guerra Mondiale. Grazie al suo impegno, Peggy è poi riuscita nel 1948 ad acquistare a Venezia Palazzo Venier delle Leoni, ottenendo la cittadinanza onoraria della città lagunare. Durante la gita dell'Orco potremo assistere alla mostra Post-War, protagonisti italiani, un percorso espositivo di sale monografiche che rilegge l'idea di pittura italiana tramite la simbologia del monocromo di 5 artisti del dopoguerra. Ravenna. Seconda in Italia per la superficie del territorio comunale, Ravenna ha sempre rivestito un ruolo importante nella storia della penisola. È stata investita capitale per 3 volte e oggi è protetta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Durante il periodo degli Ottoni fu spogliata di molte opere e alcune parti abitate furono abbandonate. La ricostruzione riparte nel tardo Medioevo, sotto il governo dei veneziani, durato fino al 1509, in cui vennero edificati diversi palazzi. In particolare si ricorda la Rocca Brancaleone, che originariamente faceva parte della mura della città. Oggi è un parco pubblico e si possono ammirare il castello e la cittadella, per un'estensione totale di 14.000 metri quadri. Nei successivi 350 anni, sotto lo Stato Pontificio furono costruiti il Nuovo Domo,
e numerose opere, fra cui il tempietto per il sepolcro di Dante, attiguo al convento di San Francesco e raffigurante il poeta visto di profilo. Intorno al tempietto, dotato di una lampada che arde perennemente, è stata istituita una zona dantesca di rispetto e silenzio. Merita poi una visita il più antico palazzo di Ravenna, il Palazzo di Teodorico. Costruito sull'entrata della precedente chiesa di San Salvatore, al suo interno sono presenti mosaici presi dal vero palazzo del re Ostrogoto. Ravenna, per assicurarsi il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019, promuove molte iniziative culturali, come il Nightmare Film Fest, la rassegna cinematografica dedicata al cinema horror, Ottobre giapponese, il festival culturale dedicato al cinema giapponese, e Komikazen, il festival internazionale del fumetto di realtà. Dopo la visita a Ravenna, prima di arrivare all'Arrasdoro opzionale, il pulmino dell'orco fa tappa alle Aie, ristorante in stile rustico dotato di tavoloni grandi e rumorosi, ricavato da una vecchia casa contadina della quale mantiene lo stile, i modi e i cibi. Tagliatelle, cappelletti, pinzimonio, carne alla brace, verdure grigliate o al forno, eccezionale mascarpone. Vi accoglie con la coda di un centinaio di persone che vengono smaltite in tempi mostruosamente efficienti. Ricordatevi che si paga solo in contanti. E ora si riparte per l'Arrasdoro opzionale. Valsanzibio. Il gran viale con le 70 statue, ruscelli, cascate, fontane, laghetti, scherzi d'acqua e peschiere, immersi fra innumerevoli alberi ed arbusti, su ben 15 ettari di superficie. Questo è il parco di Valsanzibio. Il parco si presenta con un monumentale ingresso, un tempo utilizzato come approdo alle barche giunte dalla valle da pesca di Sant'Eusebio. All'interno, le sculture sono per la maggiore dedicate alla dea Diana Luna, la dea preposta alla natura e dagli animali selvaggi, come pure a mutamenti e prodigi. La visita fa tappa alla Fontana dell'Iride, così chiamata perché il suo getto centrale, colpito da quattro zampilli, mostra o rivela l'arcobaleno. Da non perdere anche il magnifico labirinto di Bosso, il più antico ed esteso ad oggi esistente. L'eccezionale cura del parco è stata possibile grazie alla premura di 6 generazioni di Barbagio e dal 1929 dal restauro dei nobili Pizzoni Ardemani. Per 3 generazioni hanno riparato i disastri causati dalla guerra, riattivando tutti i 33 punti d'acqua del giardino. La monumentale statua oltre il viale e giustapposta all'isola raffigura il tempo che ha interrotto il suo volo attraverso lo spazio, che simboleggia la trascendente condizione in cui lo spirito umano spazia oltre gli abituali limiti dello spazio e del tempo. Lago di Tenno. La strada per il lago si snoda nel comune di Trento, a ridosso di Ville del Monte. I piccoli borghi che si incontrano conservano intatti le loro origini dell'età del bronzo, come dimostrato per esempio dalla Casa degli Artisti e dal Parco delle Arti e dei Mestieri presenti a Canale di Tenno. Dopo una suggestiva scalinata medievale, la visuale lascia spazio a una bellissima isola di 3.000 metri quadri, considerata biotopo, che si collega alla terra da una strada di sassi più o meno larga a seconda del livello dell'acqua presente. Al contrario della zona del lago di Garda, qui il tempo sembra essersi fermato. Sulla costa non vi sono costruzioni e il paesaggio incontaminato è caratterizzato da un fitto bosco. Questo, assieme alle pietre bianche del fondo, conferisce al lago il suo colore verde-azzurro di aspetto quasi tropicale. Anche se immerso in un ambiente alpino, Tenno gode di un clima tipicamente mediterraneo. Il lago, oasi di quiete dalle temperature gradevoli, si presta come ambiente ideale per la balneazione o per fare piacevoli passeggiate. Le modifiche fatte dall'uomo ai corsi d'acqua stanno aumentando il pericolo di prosciugamento del lago. I due immissari, il Risec, che scorre nascosto dai sassi,
e il torrente Laurel, che non supera mai i 5 gradi, non sono più sufficienti a mantenere costante il livello dell'acqua, che ad oggi si è abbassato di svariati metri. A soli 3 km di distanza, le acque del lago precipitano fragorosamente con un salto di quasi 90 metri, dando vita alla bellissima cascata del Varone. Il pulmino dell'orco consiglia di non mancare a questa tappa. Inaugurata nel 1874 dal principe Montenegro, la cascata cattura col suo fascino ed è affrontabile solo con l'impermeabile. Suviana con gli anziani. Il lago degli anziani di Suviana è un bacino artificiale dell'Appennino bolognese, costruito dalle Ferrovie dello Stato per alimentare una centrale idroelettrica da quasi 30.000 kW. Detto anche mare di montagna, è lo specchio d'acqua più grande dell'Italia centro-settentrionale. Il lago è immerso all'interno del parco naturale, per la maggior parte di natura boschiva, in cui diverse specie di animali e vegetali hanno trovato il loro habitat ideale. Nella tranquillità del bosco, per esempio, è possibile trovare i cinghiali o quantomeno individuare le loro tracce, grufolate, trottoi o bagni di fango. Il verde, l'ombra e il silenzio. Queste le caratteristiche preferite dagli anziani. Seguite il pulmino dell'orco al lago degli anziani di Suviana per gustarvi in compagnia uno splendido picnic autogestito. Tarzaning. Non poteva mancare l'appuntamento con uno sport estremo, attenzione agli anziani, quest'anno rappresentato dal Tarzaning. Lo scopo è andare nei boschi e spostarsi di pianta in pianta, rimanendo sospesi ad altezze variabili. Chi rimane sospeso vince, chi cade a terra perde. Per complicare il percorso, nel bosco sono installate passerelle di legno, ponti tibetani, piattaforme, teleferiche e ostacoli vari. Serve un buon equilibrio, capacità di concentrazione e coordinamento nei movimenti. Capita spesso che il personale del parco debba recuperare diversi partecipanti dispersi nel bosco per riportarli a terra. Se accettate la sfida, preparatevi con abbigliamento consono, magari con un pile, e seguite attentamente le istruzioni del personale, che vi spiegheranno come affrontare le varie situazioni di pericolo. Cascate del Saent. Siamo all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Dal parcheggio a valle, una navetta porta a Malgasta Blasolo, da cui partono i sentieri all'interno del parco. Da qui, con una piccola escursione di 30 minuti, è possibile raggiungere uno scorcio davvero suggestivo dato dalle cascate del Saint. Le due cascate sono in direzione del Dos de la Croce e meritano entrambe l'attenzione dei turisti. Proseguendo per il pascolo Pra-Saint, si incontra l'antica scalinata dei larici monumentali. Lungo questo sentiero, infatti, 23 insoliti patriarchi vegetali raccontano la loro storia di quasi 500 anni. Intemperie, valanghe, siccità e altri fenomeni hanno plasmato le forme insolite di questi giganti. Un singolare percorso introspettivo, in cui ogni albero mostra il suo punto di vista della storia. Mantova. Definito Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2008, Mantova stupisce per le realizzazioni urbane, architettoniche e artistiche. La visita a Mantova può iniziare nel centro storico, dove dal Ponte di San Giorgio è possibile ammirare la famosa skyline della città, molto suggestiva al tramonto. Dopo una bella dormita, la visita prosegue col Castello San Giorgio del 1300, riconoscibile per le sue quattro torri, e con Palazzo Ducale, residenza dei Gonzaga nel XIV secolo, dove sono custoditi molti tesori, tra quadri, statue e arazzi. Passando per il suggestivo sottoportico dei Lattonai, si giunge poi a Piazza Erbe con la Torre dell'Orologio, con un esemplare di orologio astronomico. La chiesa più antica di Mantova, a base circolare, che risale al 1082, e molti edifici gotici. Si chiude il giro con Palazzo Te delle Cinque, in cui scoprire il giardino segreto
e la celebre grotta decorata. Ricordiamo alcuni personaggi importanti di Mantova, come Virgilio, uno dei più grandi poeti dell'Italia antica, e Matilde di Canossa, la gran contessa, una delle donne più potenti della storia medievale europea. Adiacente alle porte della città possiamo trovare il Parco del Mincio, un insieme di natura, cultura, arte e storia. Al suo interno si sovrappongono castelli e fortificazioni medievali, così come testimonianze etrusche a Forcello e preistoriche a Castellaro Lagusello. Per chi ama il contatto diretto con la natura, il parco offre itinerari di diverso tipo, percorsi sul fiume, in collina o nel verde da fare a piedi o in bici. Il Parco del Mincio è sempre aperto. Durante la stagione estiva non dimenticate di partecipare ai consigli dell'orco, ora parte integrante del calendario estivo. A giugno si parte con la giostra del borgo, in cui imparerete a cacciare i maiali da porchetta. Non perdetevi poi la gara di grigliate, dove più porco la griglia non si può. E la mitica sagra della piadina alla porchetta, farcita dal cuoco ballerino di Marrara. E a luglio potrete ammirare al Bundan la mitica grigliata di maiale celtico, per poi proseguire ad agosto con la sagra della porchetta accompagnata da esileranti gruppi folcloristici. Infine a novembre, November Pork anticipa il Natale con tutte le specialità del maiale. E allora, buone pentole piene di maiale con la stagione estiva dei consigli dell'orco. Quest'anno, in occasione della serata dei mostri, non perdetevi la maratona del rinnovato appuntamento Mostra la foto. Siete pronti a scoprire il tesoro dell'orco? Un terribile mistero si aggira attorno al rifugio dei griglisti e serve il vostro aiuto per risolverlo. Raccogliete tutti gli indizi possibili usando il pulmino dell'orco per spostarvi fra le varie tappe. Scoprite le prove giuste per incastrare il colpevole e potrete così svelare il segreto del rifugio dei griglisti. Allora, buona estate a tutti con Le Gite dell'Orco!